Linea 77, qui al Sotto la Zoppa 2014 a Tonadico. Cari ragazzi, io sono andata ieri sera sul vostro sito e l'ultima notizia che c'è è ancora una brutta notizia. C'eravamo tanto armati, ancora, RIP. Ancora quella? Cioè. Sì ragazzi. Abbiamo aggiornato. Siamo messi a lavorare al disco, no? Abbiamo avuto altro. Per fare. Insomma, un disco che voi dicevate riprende vita nel live. Come ha ripreso vita questo disco nei vostri live quest'estate? Beh, diciamo che la vita vera la riprenderà quando eseguiremo i brani che sono all'interno. In realtà è una notizia abbastanza vecchiotta, perché appunto non stiamo aggiornando il sito perché abbiamo altro da fare, ovvero il disco nuovo. E diciamo che da come era prima dell'avvenimento spiacevole, è cambiato parecchio. Quello che avevamo registrato è stato riregistrato e migliorato. E poi è stato aggiunto anche parecchia roba, diciamo, da che doveva essere un EP alla fine di 7 pezzi sarà invece un vero e proprio album. E niente, siamo abbastanza messi bene, quasi alla fine. Lunedì che torniamo da questi concerti, che sono poi gli ultimi che facciamo, ci chiudiamo in studio a finire di mixarlo con 14 backup diversi, così, esatto, non possiamo perdere niente. 14 diversi e poi da lì in poi comincerà a prendere vita sul serio, e prossimo anno possibilmente, insomma prima possibile, speriamo di portarlo appunto in giro dal vivo. È un sacco di anni che vi siete sulla scena, ne parlavamo giusto prima, che io quando ero piccolina ero venuta a vedervi in una sperduta landa della Bassa Veronese. Quello spirito di 10 anni fa, quello che avevo visto io, quello punk, quello sporco, sentite di averlo ancora e lo portate ancora nei vostri live? Oggi più che mai, con una giornata come questa, lo sporco si spreca e il fango anche, però lo spirito rimane sempre quello, cioè non siamo mai stati troppo, sai, sul metal, quello tutto preciso, piuttosto che sul punk invece a bestia. Siamo sempre stati una via di mezzo tra le varie cose, e quello spirito ci ha sempre accompagnato e ci accompagnerà per sempre, anche nel nuovo disco. Noi ce l'abbiamo, si è perso un po' sotto il palco, cioè è cambiato molto. Com'è adesso il vostro pubblico? Il nostro pubblico adesso è con gli iPhone in mano, tutti così che fanno foto per Instagram e mettono micro video su YouTube e ascoltano poco il concerto, c'è un po' meno partecipazione, ma non è solo il nostro pubblico, è proprio in generale che è cambiato il modo di percepire la musica anche dal vivo, no? Cioè, come dicevi tu, 10 anni fa, quando tu eri ragazzina, io mi ricordo concerti veramente molto sudati, molto vissuti, no? Sotto il palco. Sopra. E molto male, sempre, anche sopra è sempre uguale. Potremmo portarci anche noi gli iPhone a fare un e facciamo, po' di... facciamo finalmente. Guarda che c'è chi lo fa, eh? Sì, no, quasi tutti i gruppi lo fanno, infatti è una cosa abbastanza ridicola. Ah, quella del selfie alla fine, che facciamo spalle, un selfie con il pubblico. Poi lo fanno sempre solo quando vanno bene, quando esatto, vanno male i concerti mai, non lo fanno mai. C'è mai nessuna foto. Beh, com'è andata la vostra estate di concerti, visto appunto questo settembre uggioso? Ma diciamo che è stato abbastanza critico dal punto di vista meteorologico, però dal punto di vista nostro, prettamente dei concerti che abbiamo fatto, è stato veramente bello, cioè c'è stata una grande partecipazione e ci siamo divertiti. Torniamo adesso dall'ultimo weekend che è stato veramente bellissimo, pieno di gente e alcolicamente devastante, però è stato veramente bello. E di questo festival, a parte la pioggia, in mezzo a queste montagne che comunque sono splendide, che cosa ne pensate della costruzione di festival di questo tipo in luoghi che magari non sono quelli classici da concerto? Ogni bene, cioè fondamentalmente c'è proprio una tipologia di festival ormai in Italia, come il vostro, come Alpette, dalle nostre parti, ce ne sono un sacco che fanno campeggio libero, ingresso libero, e sono tutte iniziative che andrebbero fortemente supportate a tutti i livelli, perché comunque grazie allo sforzo di un sacco di volontari permettono che la musica dal vivo continui a esistere, perché ormai nell'era del digitale comunque da quel punto di vista lì è anche, si è anche un po' impoverito il pubblico che segue i concerti, quindi ben vengano manifestazioni del genere. Vabbè, nel caso specifico c'è una location che è superlativa, quindi... noi che arriviamo dalla città, proprio dal grigiore di Torino, insomma, arrivare qua e trovarsi un ambiente simile è proprio piacevole, a parte la pioggia di adesso, ma speriamo che sia stati fortunati comunque nell'estate disastrosa in termini meteorologici,
Questo è il secondo concerto che facciamo con la pioggia. Sì, esatto. Beh, allora, visto che portate fortuna, dopo dovrebbe smettere. Speriamo. Sì. Sì. Forza di bestemmie, insomma. O insiste o e peggiora. Oppure esatto. Facciamo la danza della pioggia tutti insieme. Anche. Così, va bene. Grazie mille, Linea 77. Grazie a voi. Ciao.